polisportivi appassionati di calcio a 5, buonasera e benvenuti al Palabianchini di Latina. È la seconda giornata di ritorno e sono già schierate al centro del campo le due formazioni che sono pronti a sfidarsi, ovvero sia l'Axed Group Latina e il Caos Futsal. Si aspetta soltanto il fischio direttore di gara, arriva in questo momento, mentre adesso c'è un malinteso fra Battistoni e Borca Blanco. Attenzione a questo tiro da parte di Maina, ha contribuito alla conquista della massima serie. Attenzione al tiro di Avellino, centrale, reattivo il portiere team. Ancora la formazione ospite che adesso prova a costruire questa azione. Tutto solo Cacà, miracolo da parte di Chinchio. Battistoni che prova subito con il destro di controbalzo. Altro rilancio in profondità, attenzione, qui ci può essere una grande chance per la formazione ospite. Duio, ancora Maina con il sinistro e poi prova il tap-in Avellino sulla parata da parte di team Peric. Vinicius, attenzione perché qui ruba palla la formazione di casa e Maina riesce a castigare la retroguardia del Caos Futsal depositando comodamente in fondo al sacco. Tanto c'è questo tentativo da parte di Peric che si libera benissimo e scarica un siluro. Duio di conquistare il pallone. Attenzione adesso perché c'è una grande chance per la formazione ospite, grande parata da parte di Chinchio. Intanto Avellino trova un corridoio libero, Avellino si porta il pallone sul sinistro, ottimo l'intervento da parte di team in uscita. Ancora Schinina che si incarica della battuta del corner, deviazione che stava per mettere fuori causa Landucci. Pedotti in avanti per Schinina, ancora Schinina a tu per tu con Landucci, non può far altro che mettere dentro il pallone del pareggio. È stata un'azione molto veloce, errore pagato a caro prezzo dall'Axel Group. Adesso Avellino viene spinto e qui dovrebbe essere fischiato il calcio di rigore, infatti è così. C'è Maina, prende la rincorsa Maina con il sinistro, parata da parte del portiere team. Vicino a lui c'è Alimi, pallone dentro e palo clamoroso colpito da Peric, che non si è accorto, non si è veduto che il pallone gli era già arrivato dai piedi. Battistoni, caccia in porta Battistoni. Battistoni percorso, Arnaldo, Rosati, bella finta di Rosati che prova a imbucarsi, Rosati che arriva fino in fondo, non riesce Rosati a gestire bene questo possesso e poi grande intervento da parte del numero 14 Corso. Adesso ci sono proteste plateali e veementi. L'intervento di Corso era pulito sul pallone, viene addirittura cacciato adesso per somma di ammunizioni. Adesso superiorità numerica per il Caos, vediamo se riuscirà a approfittarne. Palo clamoroso colpito subito da Duio, la situazione è ancora di parità e sarà fondamentale per la squadra di casa mantenere inviolata la prima porta. Ha cercato ancora Duio il diagonale sul secondo palo, insiste il Caos che vuole cercare di concretizzare l'uomo in più con la rete del vantaggio. Duio, ancora un miracolo da parte di uno strepitoso Landucci. Punteggio 1-1, non sta finora concretizzando la superiorità numerica. Landucci sta facendo delle parate davvero mostruose. Calcio di punizione intanto battuto da Avellino. Ancora Maina, prova a guadagnare metri con l'esperienza, spalla alla porta. Ancora Maina, colpo di tacco, bellissimo per Terenzi. Sembra adesso essersi acceso per Borca Blanco, ha cercato di toccare al centro, pallone che però è stato troppo morbido. Sulla destra c'è Vinicius, mette dentro, attenzione perché ha scoperta la formazione dell'Axel Group che subisce il gol del 2-1 da Duio. Alla squadra un po' di fiducia, un po' di sicurezza. Ancora Maina, ha provato con il sinistro Pedotti. Adesso c'è un bel lavoro fisico da parte di Titon, poi Landucci che in due tempi riesce a tenere ancora con sé il pallone. Ancora Rosati, spalla alla porta, aspetta qualcuno a rimorchio, trova Borca Blanco, calcia di punta Borca Blanco, un pallone che probabilmente sarebbe terminato in fondo al sacco. Cercando un corridoio, un varco, un pertugio l'Axe Group. Battistoni mette dentro, Arnaldo calcia in porta e alla fine il pallone termina in rete. Gol da parte di Arnaldo, esplode il Palabianchini per un pareggio tanto sofferto quanto meritato. Al termine del match Vinicius riceve e colpisce il terzo palo della sua partita, incredibile. Team rinvio in profondità, c'è Avellino subito per Maina, Maina prende la mira, manda buono con il giocatore, mette dentro
in maniera strepitosa il gol del 3-2, impazzisce letteralmente il pubblico del Palabianchini per la protezza da parte di Lucas Bailer, e finisce qui, finisce con una clamorosa vittoria da parte dell'Axel Club Latina, 3-2 rimonta contro il Caos Futsal. Gentili telespettatori, è stata una partita meravigliosa, fantastica.